colazione con Radio Alta. Radio Alta. Sono le 7.25, buongiorno, tutto a posto, vedete alle mie spalle il mare, ma quel mare lì dovrebbe essere ancora forse quello siciliano, perché lo abbiamo lasciato settimana scorsa dalla Sicilia con furore, adesso invece si trova nel Salento, quindi siamo in Puglia, posto straordinario, bellissimo, e quindi diamo il benvenuto al nostro pedalatore stanco Vincenzo Cervi, che vedo lì con amici che salutiamo dalla Puglia. Con le, cos'è che si mangia lì in Puglia, le come si chiamano i porca miseria, non mi viene in mente in questo momento, vabbè, insomma, i taralli. Soprattutto la mattina c'è il pasticciotto. Ma no, c'erano altre cose, vabbè, le orecchiette pugliesi, come si chiamano le orecchiette? Chiedi al tuo amico pugliese come si chiamano le orecchiette. Sapa, orecchiette, le cipolle rosse di Trofea, ci sono vari tipi di paste che fanno qui, è il motivo per cui ma il tuo amico non mi sembra tanto pugliese. Da dove arriva il tuo amico? Ma io... Lui è di Bergamo. Ma siete in vacanza o sono stabili lì in Bergamo? Una vacanzina. È un gruppo pensionati. Bello, bellissimo. No, io pensavo, ci fai conoscere gli indigeni, insomma, del posto. In realtà sono ancora bergamaschi dappertutto. Vedo gli ulivi, bellissimi. Insomma, Salento, siamo nella parte finale della Puglia, no, Vincenzo? Sì, la zona vicino, siamo a quanto? 20 chilometri? 20 chilometri da Santa Maria e 25 da lì. Bellissimo, Santa Maria di Leuca, Torrevado. Voi siete in mezzo fra Gallipoli, siete a Ugento, fra Gallipoli e Santa Maria di Leuca, per farci capire. Poi, sei andato al Ciolo a fare il bagno, Vincenzo? No, il bagno no, però... il bagno no, ancora. Però il Ciolo è bello. Ma soprattutto il Ciolo famoso per l'arrampicata. Cioè, tu invece di immergerti vuoi arrampicarti, esatto. vuoi salire invece di andare giù. Bellissimo. Allora, faccio vedere delle foto, perché ovviamente con questo Giro d'Italia di Vincenzo, cioè, vediamo anche un po' l'Italia. Tu le vedi le immagini di ritorno? Sì. Ecco, dove sei qui? Che vedo una torre. Siamo poco distanti da dove siamo adesso, e si chiama Torre Mozza, e si capisce perché. Perché è una torre mozzata. Tra l'altro il mare, voglio dirlo a chi magari avesse ancora così dubbi di dove andare, no, a passare le vacanze, il mare magari non è proprio come quello della Sardegna, ma appena meno. È bellissimo il mare pugliese salentino, è vero? Confermo. Perché è piacevole, e poi non dovete traghettare, andate giù, 10 ore siete giù, se andate in macchina, in meno di un'ora siete con l'aereo in Puglia, quindi secondo me è un bel posto. Questa è una bella spiaggia, sai cosa mi ricorda questa spiaggia? Sì. Il film Tre uomini in una gamba, non lo so, che forse è stato registrato in... Oddio l'estate, è stato fatto qui. Cosa? È stato fatto qui il film Odio l'estate. Odio l'estate. Come si chiama il tuo amico pugliese bergamasco? Silvano. Silvano, ciao. E non valevo le ciccioli. Bene, ciao Silvano. Di dove? Di Bergamo? Silvano? Corno. Ok. Di Corno. Ti piace la Puglia? Ma mica tanto, sono anni che sono qui, mica tanto. Da anni la che adoro, lì. La adoro. Bellissimo. Adoro la gente, adoro il cibo, adoro il posto. Sì. Come vivono i pugliesi? Le orecchiette pugliesi. Gnumaretti, straccetti, pezzettini di cavallo, pasticciotti, spumoni. Mamma mia. Tutti i pasti fatti comunque con le verdure del posto, che sono fantastiche. Cosa che manca un po' a noi. Sì, effettivamente, poi diciamo, c'è molta natura. Ma sono uccelli salentini. Talentini, mi stai facendo venire voglia di andare in vacanza ancora in Puglia. Guardate, ecco, questi sono i taralli, no, Vincenzo? Senso di altro che barrette energetiche. Lui qui viaggia a parmigiana, viaggia a
Adesso poi c'è qui quell'amico che lui sarebbe poi quel nutrizionista e gli stanno facendo tante monodosi che porterà in un frigo, lascerà indietro gli abiti, porterà il frighetto, così lui in viaggio mangerà queste monodosi di parmigiana, di nuque, polpettini al sugo. In una settimana, in una settimana termina questi 7000 chilometri praticamente. Qua vi vediamo ragazzi, guardate, vi vediamo fare il pesce, pesce spada, il tonno, no? Una bella grigliata, una bella grigliata. No, perché Luca Cincenzo pensa di essere a metà viaggio, ma in realtà lui è venuto giù al sud, è venuto giù in discesa, vanno anche i sassi. È vero, diciamo, è vero. Adesso gli tocca comunque la salita andando al nord, che avrà anche il maestrale, la tramontana contro, quindi per quello che qui lui ha una fatica enorme, una fatica enorme. Vabbè, vi vedo a cena, bellissimo. Senti Vincenzo, abbiamo pochi secondi, quindi tu ti fermi lì per quanto tempo in Puglia? Qualche giorno, anche perché ho la bici in riparazione. E per cui oggi devo andare a vedere a che punto è. Non tanto perché comunque mi costa caro come cibo, non tanto. due giorni perché dopo tre anche l'ospite poi come il pesce, capito? Poi te ne devi andare. Senti Vincenzo, ma la bandierina è lì però di Radio Alta, no? Pensate il valore di quella bandierina che sta facendo, cioè Radio Alta, il giro d'Italia. È veramente incredibile. È ancora sventola, guarda, sul ponte sventola bandiera di Radio Alta. Bene, tempo buono? All'asta. Cosa? Metteremo all'asta. No, la teniamo, è un cimelio questa, dai, per la prossima stagione. Vincenzo, allora io ti saluto, ci sentiamo venerdì. Sarai ancora lì venerdì a sto punto? Dipende dalla bici, dipende da tante cose, dipende se mi ospitano ancora. Secondo me venerdì, se fai un po' di foto lì dal Salento, vai a Torrevado, vai a fare un po' di bagni, vai al Ciolo, ti do un compito, vai al Ciolo e fai un servizio fotografico, un video del Ciolo, così facciamo vedere ai nostri amici che non lo conoscono che cos'è il Ciolo, va bene? Va bene, sarò fatto. Bravo, bravo. Con il tuo amico, si chiama il tuo amico? Silvano, che mi sono dimenticato. Silvano, vedo un cagnolone lì. Ragazzi. Ho tre bassottini qui insieme a me, sì. Bello, bellissimo. Complimenti, siete in una bellissima zona, in mezzo agli ulivi. Il mare dov'è? In fondo? Si vede? Sì. Penso che lo puoi vedere. Oggi è un po' scuro. È un po' scuro, però ecco là in fondo il mare del Salento in Puglia. La nostra magica Italia che Vincenzo ci sta facendo conoscere in questi giorni per questo viaggio bellissimo. Quanti chilometri hai fatto finora, Vincenzo? Sto perdendo un po' il conto. Beh, oltre 2000? Oltre 2000? Sì. Oltre 2000, dai. Sì. Bene, ma tutti in bicicletta? Tutti in bicicletta? Tranne pochi pezzi, sì, la maggioranza tutti in bici. Cioè la maggioranza, ovvio che devi farli in bici. Allora, oltre i 2000 chilometri, quelli sono solo bici. Ok. Poi ho fatto dei pezzetti in treno, tipo per arrivare qua, perché mi si è rotto il portapacchi e le borse. Ma si rompe spesso, sta bicicletta si rompe spesso. al prossimo Giro d'Italia ne prendiamo una più robusta. Vincenzo Cervi, grazie, salutaci Silvano, la Puglia. Ciao. Fate ciao, un bagno. Un bagno ciao, per grazie. Noi, ciao, ciao, salutiamo anche la Valseriana, dove? Quale paese, Silvano? Gorno, bene, salutiamo Gorno. Gli amici di Gorno che salutano Silvano, in questo caso voglio il reportage dal Ciolo, ok? Avete questo compito. Ciao Vincenzo, ciao, grazie, ciao buon ciao viaggio. Colazione con Radio Alta, Radio Alta.